Allora, eccoci in compagnia di Mister Odescalchi e del presidente Aveni del Cornigliano. Mister, oggi ovviamente era una partita molto complicata, però avete iniziato molto bene, forse potevate segnare, portarvi in vantaggio soprattutto nella prima metà di primo tempo. Sì, sì, abbiamo fatto all'inizio sicuramente una buona gara, abbiamo fatto la prima mezz'ora secondo me bene, nonostante anche l'aspetto mentale che era preponderante. Siamo mancati in alcune cose che solitamente ci riescono, segno che probabilmente non eravamo ancora maturi per palcoscenici diversi, ma io ho preparato la partita, probabilmente o l'ho preparata troppo carica o l'ho preparata poco carica, e è andata così. Quando succedono queste cose bisogna interrogarsi su quello che si è fatto prima, e io tranquillamente ci metto la faccia come ho sempre fatto, ma voglio ringraziare i ragazzi, li voglio ringraziare perché anche oggi comunque nelle difficoltà mentali hanno cercato di giocare a calcio, hanno cercato di fare la partita contro una squadra forte che ha un gioco diverso dal nostro, ma che lo fa valere in maniera molto 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 positiva. Non posso rimproverare niente ai miei ragazzi, assolutamente, hanno fatto una stagione eccellente. Presidente, questa stagione comunque è da incoronare, a prescindere ovviamente dalla gara di oggi. Allora, io tutte le interviste che ho fatto con voi, con i vostri colleghi, ho sempre fatto e ho elogiato le altre squadre, ho fatto i complimenti alla categoria, di volta in volta ho fatto qualcosa di assolutamente corretto nei confronti di tutti. Oggi, nell'ultima giornata di campionato, mi devo assolutamente ricordare il mio mister che si è impegnato tutta la stagione con i suoi ragazzi, che sono i miei ragazzi. Abbiamo fatto un campionato fantastico, era previsto la tripla oggi, quindi era previsto ridere, non ridere o piangere. Noi non piangiamo, avevo detto che ci saremmo abbracciati con gli avversari, io li ho abbracciati tutti uno per uno e gli faccio pubblicamente i complimenti perché se li meritano. La partita di per sé, già commentata dal mister, era una partita da pareggio, loro hanno fatto un bel gol e direi non c'è niente da commentare, ma evidentemente credo che oggi il mio commento sulla partita è stato ha vinto un po' il nervosismo, ha vinto un pochettino la tensione più che il nervosismo, i ragazzi erano molto, molto tesi, insomma. Non l'hanno giocata come sanno giocare loro, ma i complimenti vanno assolutamente alla mia squadra, ai miei ragazzi e al mio mister. Non ci sono altre parole che un grazie di cuore a tutti. E grazie anche a Settimana Sport che ci ha seguito tutto il campionato ed è l'unica stampa che ci ha seguito la terza categoria a dispetto di altre edizioni che non hanno fatto assolutamente nessun articolo, per tutta la categoria. Quindi i complimenti vanno a tutti. Buon fine campionato a tutti e in bocca al lupo a chi va a disputarsi i playoff. Grazie. Complimenti. Grazie a voi. A voi.